È un'opera che sta nel cuore di tutti quanti, quindi sta nel cuore di chi la canta, ma sta nel cuore di chi la esegue, sta nel cuore anche di chi viene a vederla in teatro. La melodia è fondamentale, hay elementos che il pubblico va a salir tarareando sin duda, hay momentos de obligada reflexión sobre lo que sucede encima del escenario y la historia de Víctor Hugo sin duda es tan atractiva como para haberla censurado en el momento en el que subió al escenario en su tiempo original, pero que afortunadamente ha pervivido en el tiempo. Es una joya, es una historia preciosa, te emociona, es increíble, la música es maravillosa, entonces es normal que tenga siempre éxito. Il Rigoletto era l'opera preferita da Giuseppe Verdi. In qualche modo identifica il Duca. È un'aria che apparentemente allegra, ma che semina molto dolore, soprattutto alla fine. No es tan débil, digamos, como en otras ocasiones, en otras producciones que he hecho, porque aquí se pide una Gilda con mucho más carácter, mucho más rebelde. Desgraciadamente está hoy en día de plena actualidad. El hombre maltratador, en este caso el maltrato familiar de un hombre que solo tiene a su hija y que deposita en ella toda su posible afectividad. Bueno, aunque tú puedas ver una escenografía un poco más moderna, estás viendo la historia, se respeta completamente la historia. Per poi finire a quel quartetto meraviglioso, che è una pagina d'opera, secondo me, veramente scritta dal sommo supremo, perché è un qualche cosa che ti sta veramente nel cuore. È scritta così tanto bene, bella figlia dell'amore, è una pagina veramente incredibile di generosità musicale da parte di Giuseppe Verdi. Bella figlia dell'amore. Come solucionar relaciones conflictivas paterno-filiales. Personaggio che vuole tutte le donne, ma senza amarle, senza amore, non ha nessun tipo di sentimento nei confronti delle donne. Las intervenciones de Rigoletto y el aria de Cortigiani Vilrazza Dannata es algo que el público espera, e incluso yo.